Allora, oggi abbiamo la consueta conferenza stampa di fine anno per i risultati della Fondazione Cassa Risparmio Terni e Narni nell'anno 2020. La prima cosa che devo dire con grande riconoscenza nei confronti del Consiglio d'amministrazione, ma anche della Commissione Investimenti, siamo saltati nella graduatoria delle fondazioni di origine bancaria del 2020, siamo passati dalla 36esima alla 32esima posizione. Quindi stiamo salendo, siamo tra le fondazioni medio-grandi dimensioni, abbiamo un patrimonio consolidato di 216 milioni di euro, oltre 216 milioni di euro, con un incremento patrimoniale di circa 8 milioni di euro. E poi, come forse dato più rappresentativo, siamo la fondazione in Italia che ha primi come erogazioni in rapporto al patrimonio, cioè il nostro pur piccolo patrimonio ci consente di fare importanti erogazioni. E ecco quello che sono i risultati di questo 2021, perché noi siamo passati da un triennio 2016-2019 dove erogavamo circa 5 milioni di euro, sempre con un trend un po' in lieve rialzo, siamo arrivati nel 2020 a erogare 11 milioni e quest'anno che si sta concludendo siamo a quota oltre 15 milioni. 15 milioni erogati nei grandi settori di intervento, ma soprattutto con un'attenzione particolare allo sviluppo locale del territorio, agli eventi sportivi, all'istruzione, alla sanità, perché il grande apporto dato all'azienda ospedaliera di Terni sia in fase emergenziale che per il consolidamento di quello che è l'eccellenza e quindi l'implementazione tecnologica. Ma quello che è importante è che questa fondazione ha cominciato a pensare alle grandi opere, costituendo un fondo grandi opere al quale abbiamo già attinto per il perfezionamento della primo stralcio di lavori del Teatro Verdi, per il perfezionamento dell'opera del Palazzetto dello Sport e anche, questa è una novità che forse non tutti sanno, per la sistemazione, restauro e razionalizzazione della Piazza Garibaldi di Narni e poi altre opere che sono ancora in corso di definizione. Inoltre la Fondazione ha visto anche arricchire il suo patrimonio artistico, sempre in funzione di cercare di dare una collezione ai cittadini ternani che non riguardi soltanto la bellissima e unica collezione quadreria delle Cascate dei Marmore, però riguardi anche dipinti di primissimo piano. E con questo vedremo più tardi quali dipinti sono stati acquistati, Artemisia Gentileschi, Mattia Preti, anche un Signorelli che sta per arrivare, quindi vedremo quelli che sono stati i recenti acquisti. Diciamo che la Fondazione ha fatto dei grandi passi avanti in funzione del territorio, le esigenze della città di Terni e Narni e dei territori limitrofi. Ringrazio su questo il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Amministrazione sono succeduti, il Comitato di Indirizzo, la Commissione Investimenti, i nostri advisor, il dottor Angelo Drusiani e il dottor Gianluca Piacenti, e soprattutto tutta la struttura organizzativa e operativa che è coordinata dalla dottoressa Ciccarelli, che veramente ci ha portato a fare grandi cose, visto che poi il nostro numero personale è molto esiguo. Il 2021 è anche l'anno del Capodanno all'Acciaieria di Terni, sì, e della Fontana. Rispetto a quest'ultima siamo addirittura d'arrivo per l'inaugurazione, rispetto alla prima magari ha notizie più aggiornate di noi, chi siederà finalmente lo possiamo sapere in quelle sedie. L'ultimo dell'anno. Su questi due temi dico soltanto che il Capodanno RAI è stato fortemente voluto dalla Fondazione, l'avevamo già finanziato 280 mila euro lo scorso anno, poi non si è fatto, quest'anno mi auguro che si faccia, però su quanto riguarda non abbiamo ancora informazioni, perlomeno questa Fondazione non ha informazioni per quanto riguarda possibilità di spettatori e quant'altro. Sulla Fontana per scaramanzia non mi esprimo, anche perché in questi giorni troppe persone hanno preso la parola sul tema della Fontana. Io ricordo soltanto che la Fontana nel 2014 è stata sostenuta dalla Fondazione, se la Fondazione avesse progressivamente, esponenzialmente aumentato i contributi, sicuramente quest'opera a scapito di tanti soloni non sarebbe stata fatta.